noi sappiamo che siamo chiamati a conservarci puri, santi e integri al cospetto del nostro Signore. Amen. Ma io sono sottomesso a Dio in ogni cosa. Tutti gli aspetti della mia vita, del mio cuore, della mia realtà sono sottomessi al Signore. Io ho un cuore che si sottomette pienamente a Dio. Noi siamo chiamati ad essere pienamente sottomessi a quella che è la volontà di Dio, a quella che è la giustizia di Dio. Alcuni cercano così il Signore o cercano di stabilire un rapporto con Dio in modo veramente così aleatorio, immaginario, non avendo nessuna precisa posizione su cosa, come poter essere sottomessi a Dio e come poter raggiungere questa sottomissione. E ognuno pensa di potersi relazionare a Dio un po' a modo suo. Ci sono dei buoni propositi, ci sono delle buone motivazioni, buoni desideri, ma poi non possiamo non tenerne conto. Non possiamo dire, beh, su questa cosa Dio sorvolerà, su questa cosa Dio farà diversamente. Romani 13:5, perciò è necessario stare sottomessi. E poi l'apostolo Paolo sottolinea, non soltanto per timore della punizione, ma anche a motivo di coscienza. Lo Spirito Santo opera in un modo meraviglioso nell'intimo del nostro cuore. È da lì che partono i sentimenti del nostro cuore, è da lì che vengono determinate poi le nostre azioni. Per questo noi chiediamo sempre che lo Spirito Santo possa guidarci, possa condurci, possa umiliarci, affinché tutto ciò che non appartiene a Dio, tutto ciò che ci trova ribelli nei confronti della parola di Dio e della volontà di Dio, sia invece sottomesso. Non soltanto per timore della punizione, ma anche a motivo di coscienza. Perché Dio non vuole distruggere, Dio non vuole maledire, ma Dio vuole che noi ci umiliamo alla sua presenza. Lui è Dio e noi siamo sue creature. Noi siamo chiamati ad avere fiducia totale e completa nel Signore.